5, anzi 6, perché un progetto è frutto di una squadra a due. I vincitori del premio Start Impresa di Confindustria Chieti Pescara, una brillante giuria li ha esaminati, interrogati, valutati in questa 12ª edizione. Qual è stato il livello dei concorrenti? Ma direi che il livello dei concorrenti quest'anno è stato particolarmente buono e particolarmente interessante. E questo è il risultato di una serie di affinamenti che abbiamo fatto su questo progetto negli anni e portato quindi ad un livello molto, molto buono. Abbiamo avuto 14 business plan di varia natura, su vari temi, e tutti quanti sono stati da noi valutati con grande attenzione. È chiaro che ne abbiamo sollevati poi 5 considerati migliori, ma anche gli altri erano altrettanto buoni. E andiamo a conoscerli, i vincitori e i loro progetti. Il progetto che ho portato oggi è 3D2B, cioè essere parte attiva della soluzione, un e-commerce basato su blockchain di ricambi derivati da materiale rigenerato dei rifiuti industriali di diversa natura. È un progetto che nasce per la personalizzazione delle scarpe, quindi esprime totalmente la personalità delle donne e porta avanti, diciamo, l'espressione, il luxury e il made in Italy. Il mio progetto è denominato Vivo Adriatic Summer Emotion e prevede l'erogazione di servizi di natura sportiva e ricreativa, fra i quali parasailing, banana boat, fly fishing, sci nautico, wakeboard e dei giri turistici con la possibilità di effettuare degli aperitivi sull'imbarcazione. Presento la Cefforo, che è una azienda che produrrà pellet di classe 1 da un'intersezione di due classi di rinnovabili, il fotovoltaico e le biomasse provenienti da cippato di faggio. Siamo uno studio di progettazione, di design, di sistemi, in cui vogliamo progettare e costruire la prima rete in Italia di imprese che possono portare le aziende a creare progetti sostenibili, portando un certo contatto con la comunità locale. In pochi secondi è davvero difficile esprimere un progetto, ma si capisce che dietro ognuno di loro c'è tanta passione e un'idea da coltivare. Nelle passate edizioni ci sono stati dei vincitori, chiaramente. Li avete poi seguiti in qualche maniera? Che risultati hanno ottenuto? Posso dare un risultato globale. Nelle 12 edizioni di Start Impresa ci sono state ben 130 aziende che sono nate dalle attività che sono cresciute e si sono sviluppate qui in Start Impresa, quindi direi un risultato particolarmente interessante, e anche sappiamo che quelle degli ultimi anni hanno avuto dei successi significativi.